Le fonti Instant Focus, il nostro approfondimento di oggi, attenzione perché insomma io tengo particolarmente a questo spazio perché ci dà modo di comprendere meglio le regole che a breve entreranno in vigore per questo periodo natalizio e non solo, anche per il periodo che ci porterà all'inizio del nuovo anno. Naturalmente si sta pensando a come arginare eventuali problemi relativi all'aumento dei contagi da Covid, soprattutto dopo questa nuova variante sudafricana, ma soprattutto perché in realtà il Covid non è stato ancora archiviato. Parliamo di Super Green Pass. Allora, Green Pass, piccolo passo indietro, sappiamo tutti di cosa si tratta, ce l'abbiamo tutti, nel senso sia chi è vaccinato, sia chi ha deciso di non vaccinarsi e di effettuare il tampone per accedere in alcuni luoghi, come quelli di lavoro, appunto Green Pass relativamente al tampone fatto. Ma proprio a causa del periodo natalizio che coinvolge più persone si incontrano, più persone si muovono, e soprattutto per questo rialzo nei contagi, il governo ha messo a punto un nuovo decreto-legge proprio per salvare il Natale, definiamolo così, poi chiaramente in generale per prevenire la quarta ondata. Adesso andremo a vedere che cosa contempla. In questo contesto si inserisce il tema del Super Green Pass, il Green Pass rafforzato, che verrà rilasciato ai vaccinati e ai guariti. Attenzione, quindi a differenza del Green Pass, questa è la prima differenza, non a chi effettuerà il tampone, ovviamente per accedere in alcuni luoghi che adesso andremo a vedere. Intanto, io saluto Daniele Comero, presidente dell'Istituto Studi Politici, che ne parlerà con me. Daniele, ciao, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi. Prego, buongiorno a tutti. Buongiorno, è un piacere anche perché insieme a Daniele Comero andremo a vedere alcune cifre rispetto al Covid-19 e alle varianti per capire un po' di cosa stiamo parlando. Perché è bene, credo, Daniele, ogni tanto fare un piccolo riassunto, perché altrimenti qui ci incartiamo nei soliti discorsi. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Ok, allora facciamo una cosa, Daniele. Cominciamo a dare qualche indicazione graficamente ai nostri telespettatori per andare dritti nella questione. Cartello 1, abbiamo alcuni cartelli che riassumono un po' il tutto. Parlavamo del decreto legge per prevenire la quarta ondata. La linea del governo è quella di evitare altre restrizioni in vista del Natale, quindi cosa è stato pensato? L'obbligo vaccinale, la terza dose del vaccino, l'estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie, istituzione del Green Pass rafforzato, potenziamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione. Questo è quanto contiene, ovviamente, a punti micro, il decreto legge. Andiamo a vedere anche il cartello 2 che ci riporta ancora a valutare l'obbligo del Green Pass. Parliamo del Green Pass, attenzione, non quello rafforzato. L'obbligo del Green Pass viene esteso a ulteriori strutture come alberghi, spogliatoi per attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale. Attenzione perché c'è anche una specifica: la validità scenderà da 12 a 9 mesi, cioè quando riceviamo il nostro Green Pass o il Green Pass che abbiamo, vale 9 mesi e non più 12. E a questo punto andiamo a vedere anche questo Green Pass rafforzato. A decorrere dal 6 dicembre 2021, il nuovo certificato verde sarà indispensabile per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. Attenzione perché dal 6 dicembre sarà indispensabile nelle zone bianche, ma già a partire da questi giorni è obbligatorio nelle zone gialle e arancioni. Allora, che cosa succede? Bisogna esibire questo Green Pass rafforzato a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche, oltre naturalmente a luoghi dove dobbiamo esibire il Green Pass normale. Vediamo anche l'ultimo cartello, poi naturalmente li rivediamo mentre parliamo con il mio ospite. Parlavamo anche di obbligo vaccinale che è stato come dire, calcolato nel decreto legge. Dal 15 dicembre scatterà per insegnanti e personale scolastico, militari, forze di polizia, vigili, soccorso pubblico e naturalmente confermato per tutto il personale sanitario per il quale verrà esteso l'obbligo della terza dose. Allora, Daniele Comero, poi naturalmente li rivediamo questi cartelli.
Partiamo dal fatto che il governo abbia deciso di portare queste misure per evitare restrizioni, chiusure, per evitare appunto di blindare il Natale come è stato fatto l'anno scorso. L'anno scorso non c'erano i vaccini. Che idea ti sei fatto di queste regole in generale? Poi ripeto con te, andiamo più nel dettaglio. Ma sono regole, norme che hanno più un valore, di modifica dello stato, politico, che un effettivo aggancio sui dati reali di quello che sta avvenendo. Oramai è da circa un anno e mezzo che assistiamo a questa discrasia, insomma, questo iato che c'è tra i dati reali e quelli che vengono raccontati. Questo è il problema più grosso. Ognuno racconta una sua verità. Anche noi adesso proveremo a vedere una realtà, perché poi in effetti dipende dal punto di vista, insomma. Proviamo a vedere, a leggere i dati ufficiali, a rileggerli con un altro occhio, insomma. E poi dopo uno trarrà le sue conseguenze. Assolutamente, ma ti posso chiedere, poi possiamo assolutamente decidere di essere super partes, tu soprattutto che ne parli con me, come lo vedi questo Green Pass rafforzato? Perché di fatto è vero che il governo ha deciso di istituirlo per evitare chiusure e di blindare, no? Un po' il Natale, però insomma un po' viene fatto lo stesso, insomma parliamoci chiaramente, perché il Super Green Pass rafforzato, sì, però Super Green Pass o Green Pass rafforzato viene dato solo a chi è vaccinato o chi è guarito. Ma ho provato a leggere il decreto legge 172, quello che ha istituito questo giro di vite, diciamo. Sì. È il solito provvedimento molto difficile, cioè quasi illeggibile, insomma, perché non è una norma che si possa capire. Uno legge e capisce quello che deve fare. Cioè, è del tipo, allora prendi questa parola dal decreto legge 44 dell'aprile, toglila e metti un'altra parola. Dopodiché, vai tu a vedere che cosa succede togliendo quella parola. Cioè, stiamo parlando di complicate manovre giuridiche su atti normativi che hanno dei riflessi come dire, da studiare, da cercare di capire. Sono Certo. atti normativi fatti con urgenza su cose che non sono urgenti. Perché ogni volta, se leggete nelle premesse di questo decreto legge, troverete che sono tutte impressioni. Visto che si ha paura, visto che si dice che ci sia o che ci potrà essere un incremento, visto che potrebbe esserci, ma sono tutte impressioni, cioè sulla base delle impressioni a un certo punto dice per somma urgenza, allora si provvede a togliere una parola e metterne un'altra. Ok. Quindi ecco, Cioè, per esempio, rifacendomi al titolo che abbiamo dato a questo spazio, facciamo chiarezza. È anche complicato fare una chiarezza effettiva, ma non perché non riusciamo a farla noi, perché si naviga un po' sempre a vista, cioè si brancola un po' nel buio ancora su certi aspetti, Daniele. sì, diciamo che da un punto di vista normativo non c'è la volontà di fare chiarezza, cioè non è che il cittadino possa permettersi di prendere un testo e sapere cosa deve fare e cosa non deve fare. Ok. Scordiamocela questa cosa, cioè è tutto frutto di una serie complicatissima di norme, una dentro l'altra, modificate in un modo che rende praticamente illeggibile e non sappiamo. L'unica cosa di certa che si riesce a capire è le sanzioni, da 400 euro a 600 euro. Quella è l'unica cosa chiara. Guarda E un po'. sono sanzioni amministrative, cioè da pagare. Cioè, Assolutamente sì, peraltro anche non su si questo. scherza. No, assolutamente. Peraltro su questo torniamo tra poco. Adesso cominciamo a vedere anche qualche dato che ci hai portato tu perché è molto interessante. Ma c'è anche tutto il pressing adesso dei sindaci sull'obbligo delle mascherine all'aperto. Qualche sindaco di qualche città ha già emesso ordinanze che obbligano appunto a tenere la mascherina all'aperto, soprattutto nelle zone più trafficate, per esempio Milano in centro, bisogna tenere la mascherina all'aperto, in alcune zone centrali perché
perché chiaramente con il Natale, i mercatini e l'arrivo di persone c'è più insomma, Certo. assembramento. E adesso insomma, si capirà che cosa si deciderà. Però sui controlli, anche qui, dopo parleremo, perché il ministro dell'Interno Lamorgese ha detto: siccome non ci possono essere forze dell'ordine ovunque in tutta Italia, verranno fatti un po' a campione. Io mi chiedo se possono essere veramente utili, ma ci arriviamo tra poco, lanciamo la provocazione. Ecco qui che dalla regia giustamente però mi lanciano il titolo, perché è un qualcosa che a me, quando parliamo di controllo in Italia, viene sempre un po' da irrigidirmi, però ci arriviamo tra poco, perché insomma, la paura c'è, però nello stesso tempo non sappiamo quanto possano controllare. Allora andiamo a vedere un po' le cifre del Covid-19 e delle varianti che tu ci hai portato. Eccole qui, se è il caso lo ingrandiamo anche un po' di più. Ecco, Sì, grazie. ma dovrebbe Ecco. leggersi. Vai. Allora, qui cosa metti in Ecco. evidenza, Daniele? Volevo partire da questo caso che è un caso esemplare, diciamo, da un punto di vista di studio, per chi studia queste cose, è un caso da manuale, insomma. Allora, si parte con una notizia di una possibile variante chiamata Omicron, cioè da una lettera greca, la quindicesima, cioè sarebbe la O piccola, insomma, Omicron, e viene subito diffusa come panico, come grande problema. E quindi qui subito se ne ha un riflesso sulle borse che perdono il 4% in un colpo solo. E al sabato e alla domenica c'è questo panico che si diffonde. I giornali in prima pagina mettono: ah, paura, paura. Dopodiché c'è Repubblica che cioè, fa una cosa meritoria, va a prendere questa dottoressa e la intervista e le chiede: ma com'è questa faccenda? E lei dice: i sintomi sono molto lievi e sono uguali per vaccinati e non, quindi non c'è nessuna differenza. I pazienti ora stanno molto bene e a breve li ritesteremo. Nessuno ha presentato problemi degni di nota e consideri che siamo arrivati al 12° giorno dalla scoperta. Si sono ripresi tutti velocemente in 2-5 giorni. Quindi vediamo che i dati di fatto che presuppongono un timore o una paura non ci sono. Ok, C'è e una si campagna. valuta anche la reazione internazionale che viene giudicata esagerata. Ecco, la dottoressa dice: esagerata. Sono d'accordo con il presidente del Sudafrica, vedremo altri casi, però non c'è nessuna preoccupazione da parte loro, che l'hanno studiata bene, insomma, hanno avuto la possibilità di individuarla e studiarla bene. Loro dicono così. E allora, per quale motivo il sistema dei media propaga paura? Non c'è nessuna ragione di propagare paura. Peraltro, io ti dirò di più, ma è quello che diciamo sempre, come spesso è avvenuto anche per le precedenti varianti del Covid, beh, la prima non ne parliamo, chiaramente è un qualcosa di a sé stante, ma ci si divide, cioè purtroppo il timore è proprio legato a questo, che non si sa a chi affidare, no? Anche i propri timori, le proprie speranze, perché soprattutto quando emerge una variante nuova, sentiamo dire un po' di tutto un po'. Se lo dico io un conto, perché non sono un medico, posso anche dire la mia, però insomma, se lo dicono persone competenti, però uno dice una cosa o un'altra, un po' di paura in più ce la mettono, insomma, no? Credo che sia abbastanza scontato. Allora, andiamo avanti, perché qui abbiamo per esempio l'aggiornamento dei dati dell'epidemia Covid a livello nazionale. Ovviamente sono dati ufficiali dell'Istituto Superiore della Sanità, non è che sono dati nostri. Allora, qui cosa hai messo in evidenza, Sì, Daniele? ho messo in evidenza quello che di solito i giornali non fanno, insomma, purtroppo non fanno, e non fanno un buon servizio pubblico. Allora, sono andato a prendere il report, sì, in effetti delle pubblicazioni un po' barbose, insomma. Ci sono questi report statistici fatti dall'Istituto Superiore della Sanità sull'andamento dell'epidemia Covid. Allora, cosa notiamo? Questo grafico è un po' complicato, però è facile da capire. Vedete che ci sono due linee, una linea blu, violetto, insomma, che continua a salire in modo vertiginoso, e questo sono il numero di tamponi effettuati in questo periodo indicato. Vedete che si è passati da quote basse di qualche migliaio, siamo arrivati adesso a mezzo milione. Sono i tamponi effettuati. L'impennata c'è stata da ottobre,
da ottobre c'è questa impennata di test. Quindi più ne vai, più ne fai e più hai probabilità, perché è una questione di percentuale, e più ne trovi, insomma. E perché ci sono tutti questi test? Perché hanno introdotto il Green Pass. Quindi introducendo il Green Pass obbligano la gente che non vuole vaccinarsi a testarsi. E quindi loro dicono, beh, più testi e più trovi, perché è una percentuale Certo. fissa praticamente, e quindi c'è un incremento di casi scoperti. Ma non che sia successo qualche cosa, l'unica cosa che è successa, cioè, è un qualche cosa di autoprodotto, cioè tu influenzi il modo con cui si calcolano i dati e si rilevano. E dopodiché, invece di considerare, ad esempio, la percentuale, beh, se adesso siamo all'1% di casi positivi, se si incrementasse al 10%, allora potresti dire sì, è pericoloso, sta avvenendo qualche cosa. Ma se trovi sempre l'1%, certo, se ne fai mezzo milione, se dopodomani ne fai 1 milione, ne troverai di più in valore assoluto. Però è la percentuale che conta. Anche perché non è che da un giorno all'altro, purtroppo io vorrei, come tutti, non è che spariranno i casi di Covid, cioè ci sarà sempre chi avrà, insomma, sarà positivo al Covid e chiaramente, e questo è giusto, a fronte di tamponi effettuati per evitare che si diffonda sempre di più, probabilmente avremo sempre delle rilevazioni appunto di chi ha contratto il Covid. È quello che stavi dicendo tu, insomma, mi sono sentita di ridirlo. Allora, io proseguirei. Poi riprendi da dove stavi dicendo, Daniele, perché poi continuiamo appunto con altri aggiornamenti che ci riporta l'Istituto Superiore della Sanità. Prego. Sì, allora, dobbiamo curiosare adesso, andare a vedere bene quelli che sono positivi. Ricordiamoci che in Italia è stimato dall'Istituto Superiore della Sanità l'1%, quindi ha un tasso veramente basso, l'1%. Di questo 1%, cosa accade? Perché questa è la cosa principale, insomma. Dobbiamo chiederci che cosa accade a questo 1%. Allora, sono quelli che vengono testati positivi. Allora, buona parte di questi, intorno al 50%, sono completamente asintomatici, cioè non hanno sintomi, non se ne accorgono, non succede nulla, non gli capita nulla. A qualcuno di questi, intorno al 20-25, ed è la fascia blu, cioè quelli che non gli succede nulla, gli asintomatici, è la fascia verde. La fascia blu è quelli che sentono qualche cosa, insomma, pauci sintomatici, qualche disturbo. Insomma, sarebbe Sì. anche una cosa normale, insomma, abbiamo sempre un qualcosina, insomma, un raffreddore, un mal di testa, qualcosa del genere. Ed è qua un 20-25%, e vedete che è una buona quota. Poi c'è qualcuno che ha qualcosa di lieve, lieve, cioè qualcosa di più di un raffreddore, una cosa del genere. E lì siamo arrivati, vedete che questo grafico è molto bello perché mette a confronto le varie classi di età, perché è questo il punto. Ok, È andare a sì, vedere esatto. cosa succede nelle varie classi di età. Allora, vedete che nei giovanissimi, nei bambini, non succede nulla. Dove succede un 25% di questo 1%, 1% positivi, che quindi all'interno dell'1% positivi i bambini sono pochi, pochissimi, sono pochi. Di questi pochissimi che hanno la positività, solo una minima parte gli succede un qualche cosa. Lo vedete? È quell'arancio là sopra in alto. Cioè, è veramente una cosa normalissima. Chi ha avuto bambini, chi ha i bambini in casa, sa che succede sempre qualche cosa, la febbre, compagnia bella, è una cosa normale, insomma. Ecco, Ok. quello che succede andando avanti con l'età, invece, è interessante perché, diciamo, nelle classi di età lavorativa, i giovani, classe lavorativa dai 15 fino ai 50 anni, non succede praticamente nulla. Cioè, non ci sono problemi particolari, non c'è motivo di allarmarsi, non c'è motivo di blindare le persone, di tenerle in casa, di tenerle fuori, di fargli fare il salto con l'asta, non c'è nessun motivo.
Cioè, i dati sono questi. Invece Ecco, c'è qualche ricordiamo che non cosa. sono dati tuoi, sono dell'Istituto Superiore della Sanità. Io lo Sì. ripeto perché poi, cioè, ci mancherebbe, se no non sarei qui a presentarli. Non è che Sì. ci mettiamo a Questa. presentare dati Sì. a caso. Ecco, no, No, però questo è ci... l'ultimo, è l'ultima tabella Ok. No, lo ripeto per fatta. chi magari si fosse sintonizzato solo Certo. adesso. Non è che sono dati che ci siamo, non ci siamo messi a colorare noi la tabella No. perché ci piacevano i colori. Ok, No. sì, prego, prego, No, prosegui quello pure. no. Questa è l'ultima tabella, cioè loro seguono, hanno anche questo database importante, insomma, l'Istituto Superiore della Sanità, un database importante in cui seguono i casi, perché poi bisogna seguirli, vedere che cosa succede, che cosa accade nel tempo, perché questa è l'informazione principale. Ecco, questa è la tabella, l'ultima fatta il 29 di novembre, quindi freschissima di ieri. Proprio Allora, di dove avviene qualche cosa che qui è segnalato con il rosso? Vedete che è proprio minimo in alto c'è l'arancio e poi l'arancio dove c'è qualche problema, insomma, qualcuno che sta male, insomma, ha Sì, che riporta problemi. delle condizioni, insomma, anche Sì. preoccupanti, certo. Immagino che sia la classica influenza, insomma, magari un po' più severa. Chi ha problemi grossi, e gli unici problemi grossi sono quelli della morte, insomma. I decessi è un livello minimo. Prima abbiamo visto che l'Istituto Superiore della Sanità sta stimando intorno a 40-45 per milione i decessi per il Covid. Vedete che sono quantità veramente minime, cioè sono quelle cose da pandemie tipo spagnola, insomma, assolutamente. Sono cose minime, però concentrate su alcune classi di età. In questo caso sono concentrate sulla classe di età anziani. Anziani oltre i 70 anni. Oltre i 70, soprattutto oltre i 75, incomincia a farsi sentire. Dopo vedremo anche in che modo. Però, insomma, è sempre una quantità minima, vedete che è una quantità minima. C'è da avere tutta questa paura, bisogna Dobbiamo sì, guardare. sì, ok, questo è chiarissimo. Proseguiamo velocemente a vedere in sintesi quali sono i dati in Italia, ma li posso leggere anch'io, giusto per renderci conto di cosa ha significato il Covid per noi. Totale decessi al 31 dicembre 2020 746.146, decessi al 31 dicembre media 2015-2019. Ah, qui hai messo in evidenza, hai fatto una media in questi anni, nello stesso periodo, giusto, Daniele? Allora, Perdonami. questa è una tabella ISTAT, non sono dati miei, No, sono tutti certo. riportati, li ho cercati accuratamente nelle varie fonti ufficiali, perché bisogna anche prendere quelli ufficiali e non quelli, Istat, insomma, così. certamente, Questi sono certamente. ISTAT. L'anno scorso abbiamo avuto questi 100.000 morti in più. 100.000 morti in più che sono frutto di due ondate, una a marzo-aprile e l'altra a novembre dell'anno scorso. Ci sono due picchi. Ricordiamoci che i picchi di mortalità come questi sono frequenti. Diciamo, in questi ultimi 15 anni ne abbiamo assistito a parecchi. Poi c'è anche un grafico su questo. Abbiamo assistito parecchie volte a questi picchi che di solito avvengono non a marzo, ma avvengono a dicembre-gennaio, ci sono in coincidenza col freddo, ovviamente, insomma. L'anno scorso, vedete che a gennaio e febbraio non c'era stato, perché l'anno scorso era stato un inverno molto mite, ma molto mite. Tant'è vero che la mortalità era crollata a gennaio e febbraio. E a marzo ha ripreso, perché poi i numeri tornano, insomma, ha ripreso quello che non era successo nei mesi precedenti e ha aggiunto una sua quota, però una sua quota che, se andiamo poi a vedere chi erano questi che sono deceduti, erano quasi tutti anziani, insomma, e molti di questi erano nelle RSA. Quindi c'è qualche problema che andrebbe anche studiato, insomma, perché nelle RSA sono morti, insomma, Beh, sì, quando quello lo avrebbero dovuto capisco. essere protetti, No, perché uno è perché in un dici. RSA per essere protetto e essere garantito, e invece si ritrova che Ok, sì, beh, è una riflessione.
da fare giustamente, ma insomma anche abbastanza delicata, sensibile, però effettivamente ce lo chiediamo. Poi proseguiamo, Daniele, perché tutto non riusciremo a vedere oggi, ma poi magari facciamo un'altra puntata. Su cosa ti vuoi concentrare per quanto riguarda le tue slide di oggi? Se le puoi far scorrere, poi ti dico Certo, allora qui qual è. vediamo, intanto le facciamo scorrere comunque tutti Ecco, qui. questo velocissimo. Sì, Allora, sì. non è che tutta l'Italia era uguale, tutta era da mettere, blindare, assolutamente. Il fenomeno è stato concentrato in alcune regioni, cioè praticamente in Lombardia, che era l'epicentro, e qualcosa in Emilia-Romagna e qualcosa in Piemonte e Veneto. È la Lombardia che ha fornito buona parte dei morti. E lì sarebbe da capire il perché. Che cosa ha interagito con questa. Cioè, c'è un qualche fenomeno che non abbiamo capito che ha interagito, Certo, insomma. Ok, certo. andiamo alla Ok, prossima. andiamo alla prossima, andiamo a vedere i dati storici. Sì, Qui, ecco, questo è sì, quello che vi dicevo prima. Allora, questo è esatto. molto interessante. Sì, l'ho messa un po' così, insomma, però è una tabella sempre dell'Istituto Superiore della Sanità, un grafico dell'Istituto Superiore della Sanità, non facile da trovare perché è storico e noi dobbiamo sempre guardare l'andamento storico per capire in che punto siamo messi, perché altrimenti siamo così come delle bandiere al vento. Dobbiamo capire nel tempo che cosa sta succedendo. Questo esempio è il classico fenomeno che era accaduto nel 2015, dove avevamo riscontrato un eccesso di mortalità, e lì lo vedete in quell'impennata della curva rossa tratteggiata. Ecco, quella nel 2015 ci sono stati 50.000 morti in più. Solo che Ok. allora non se ne doveva parlare. Qualcuno se l'era chiesto, ma da dove arrivano questi 50.000 morti in più? E poi c'era stato anche qualche studio epidemiologico, mi sembra quelli di Torino, del Piemonte, avevano studiato questi morti in più e avevano concluso con delle raccomandazioni dicendo qui bisogna alzare il livello di profilassi, perché non conosciamo bene questi virus, che cosa stiano facendo. E quindi poi c'è stato questo rialzamento della profilassi, ci sono stati fatti dei provvedimenti normativi al riguardo, insomma. Ok, Andiamo alla prossima. andiamo avanti, esattamente. Qui abbiamo i dati sulla mortalità in Europa e in Italia, messi a Questo è confronto. importante perché anche qui bisogna guardarci intorno, vedere noi e vedere gli altri, cosa sta Certo. succedendo. C'è questo sistema che non viene mai citato, perché è una cosa molto seria, quindi non viene mai citata, ed è il sistema europeo Euromomo che collega tutti gli istituti di ricerca, quelli pubblici, seri, insomma, e comprende 29 paesi. Vedete lì l'immagine, quelli in bianco sono quelli coinvolti in questa rilevazione. Ad esempio l'Italia è l'Istituto Superiore di Sanità che fornisce i dati, quei dati che abbiamo visto prima. Ecco, che cosa possiamo vedere da questo sistema? Lo vediamo nel prossimo grafico. Ok, allora andiamo avanti nel prossimo grafico. Questo, perfetto. Sì, ecco qua allora, dobbiamo intenderci sulle cose che sono importanti e quelle che sono meno importanti. Allora, da un punto di vista sociale e sanitario, l'unico danno rilevante è quello della morte, che è irreparabile. Se dopo tu hai un'influenza, stai a casa e devi star chiuso per 15 giorni, non è un danno irreparabile. Da salute pubblica, insomma. Il danno irreparabile con cui misuri la pesantezza di una pandemia sono le morti. Allora, quanti sono i decessi? Allora, osservando i decessi, capisci quello che sta avvenendo. Ecco, questo è l'andamento dei decessi in Europa, cioè tutti quei paesi che hanno fornito i dati. In Europa c'è anche una parte cioè Ucraina e altri, Israele e altri paesi. Ecco, come vedete, in Europa ci sono questi picchi ricorrenti, questa è in serie storica, ci sono dei picchi ricorrenti anche negli anni passati e nell'ultimo anno, nel 2020, anche lì ci sono stati questi due picchi, uno a marzo-aprile e l'altro tra novembre e dicembre. Adesso cosa sta succedendo? È in corso un picco, per cui occorre che si riunisca la Commissione europea, che si faccia il G7, che ci si stracci i capelli? No, come vedete i dati per ora, fortunatamente, sono nella norma, perché lì c'è
anche due delle curve tratteggiate che sono i valori medi. Ecco, e come vedete, l'andamento, la linea blu, è praticamente adagiata sui valori medi e quindi siamo nella normalità. Per ora non c'è da gridare al lupo al lupo, Insomma, insomma. possiamo, esatto, diciamo che possiamo tentare di mantenere un po' la calma. Allora, dobbiamo avviarci a conclusione, Certo. Daniele. Quali sono però le conclusioni di questi dati, insomma, che tu ci hai portato C'è un oggi? altro Che... grafico, dopo c'è un altro grafico, Sì. perché io sono abbastanza preoccupato di una cosa, Dimmi, ecco, sì. qua per classi di età. Allora, vorrei essere chiaro, Sì. allora, ci sono pericoli per alcune classi di età, ad esempio per i bambini, perché adesso c'è questa storia che le vogliono andarli a prendere, i bambini vogliono fargli qui, fargli là, ma c'è un pericolo? Qualcuno ha rilevato un pericolo? C'è un pericolo di mortalità? Allora, qui vediamo la classe 0-14 in Europa Sì. e vediamo che non c'è nessun pericolo. Cioè, c'è questa curva, vedete questo come se fosse un sismografo che registra settimana per settimana l'andamento della mortalità nei bambini. A parte che è una quota assolutamente bassa, per fortuna. Vedete, c'è anche la quantità. Molto molto bassa e siamo all'interno di quella fascia della perfetta normalità, quindi non c'è Non c'è pericolo. nessun 0-14 anni. pericolo. 15-44? Come vedete, nulla. Anche qui Anche dici... 15-44 vuol dire è la classe lavorativa, c'è cioè quella attiva Sì. che cioè, si muove, fa, ma non si segnala un pericolo Ok. imminente e irreparabile che giustifica tutta quella produzione normativa. Ecco, questo invece, Sì, questo. ecco, questa è l'Italia. Allora, prima abbiamo visto i dati in Europa. Con lo stesso sistema, con la stessa immagine grafica, perché sì, i grafici se cambiano immagine possono indurre in valutazioni errate, quindi bisogna stare molto attenti. Quindi ho riportato lo stesso, ho estratto quello che riguarda l'Italia per dare una visione anche di immagine grafica pari a quelle precedenti. E come vedete che anche qui più o meno ci sono i picchi annuali o biennali, ogni 2 anni ci sono questi picchi, l'anno scorso c'è stato questo il doppio, adesso siamo in una fase dove tutto appare rientrato, insomma, non ci sono segnalazioni di pericoli imminenti e pericolosi con danni irreparabili. E poi penso che ci sia l'ultima, Ancora. eccola qui, questa è l'Italia, mortalità classe d'età 0,14, ancora con questa fascia d'età. Sì, perché io penso sempre, insomma, ai bambini. A me dispiace, insomma, Certamente, certamente. che i bambini siano oggetto di queste morbose attenzioni da parte delle multinazionali dei farmaci, insomma. E quindi c'è un qualche pericolo. Se ci fosse il pericolo, benissimo. Non è segnalato da danni irreparabili. E neanche da ricoveri e da altre cose, perché se andiamo a vedere quei dati lì, non ci Ecco, sono. per correttezza di informazione, detto da una giornalista, non né da una statistica come sei più tu, né da un medico, bisogna solo dire una cosa. È vero che i bambini, ovviamente, questi sono dati, come ci ha detto il nostro ospite, ufficiali, e quindi si vede come non ci sia un rischio di mortalità per i bambini. Va detto, e questo ce lo dicono i medici, io ascolto la comunità scientifica, che è chiaro che i bambini, magari su di loro, non hanno degli effetti devastanti, ma possono trasmettere la malattia a persone che invece, e lo abbiamo visto in altri grafici, relativamente ad altre età, che possono essere più sensibili e più fragili. Quindi diciamo che poi questo non ci deve portare a semplificare il discorso rispetto ai vaccini, eccetera, sia chiaro. Però il tema è quello, che i bambini non è che vivono sotto una campana di vetro e non vengono a contatto con nessuno, vengono a contatto per esempio anche con i nonni, che magari hanno una resistenza diversa, piuttosto che con persone che possono avere delle patologie importanti, e quindi possono essere oggetto
scusatemi, oggetto usato per i bambini, ma ci siamo capiti, di trasmissione per chi. Però, detto questo, anche tu lo sai, è ovvio, qui ci stavamo riferendo ai dati puri. Daniele, io ti devo salutare, però, se sei d'accordo, magari ci torniamo su queste tematiche con altri dati, anche per capire come si procede con le nuove regole, perché staremo a vedere. Abbiamo volutamente messo a confronto i dati con le decisioni del governo. Vuoi dire in ultima battuta qualcosa prima di salutarci e poi ti saluto? Sì, io auspicherei che quando ci sono provvedimenti di somma urgenza come questi decreti legge, Sì? invece di essere messi in premessa delle impressioni, Sì? visto l'aria che tira, visto che qualcuno ha paura, non timore, paura, perché un conto è il timore che è giusto e occorre averlo e alzare il livello di profilassi generale, un altro conto è la paura, allora decreto e sanziono. Non fa parte di uno stato democratico che vorremmo essere nel E a questo 2021. proposito lancio questa provocazione perché lo dicevamo in apertura, il ministro Lamorgese ha ribadito che ci sono delle carenze nell'organico per quanto riguarda le forze di polizia, quindi i controlli verranno fatti a campione, mettiamo anche l'altro titolo, tanto poi ci salutiamo, ma lo lasciamo così in pending per vedere se effettivamente questi controlli verranno effettuati. Regia, grazie, secondo titolo. Controlli a campione per carenze organico, ma... No, secondo titolo, la strap, non la grafica che comunque va benissimo lo stesso, diciamo controlli a campione per carenze organico, ma faremo il massimo. Però, insomma, il massimo, è Posso fare già... una battuta? Sì, prego, prego. Non vorrei che accadesse che qualcuno chiedesse conto a chi gli fa il controllo di dire quale norma ho violato e se uno va a vedere le norme ci passa delle giornate lì sopra, Sì, ma delle giornate. va Cioè, bene. questo è il problema della Lamorgese. Cioè, sono norme confuse, raffazzonate, fatte così, dove è solo chiara la sanzione. Vabbè, Ma diciamo che dovremmo ri ricostituire a livello strutturale il paese, non dovremmo avere carenze di organico. Mi rendo conto che sono situazioni emergenziali, quindi ci mancherebbe altro, perché bisogna essere consapevoli, però bisogna andare un attimino a sistemare delle cose parallelamente. l'emergenza è solo comunicativa, abbiamo visto dai dati che non c'è questa emergenza. Va bene, allora Daniele Comero, grazie, ti seguiamo naturalmente per quanto riguarda l'Istituto Studi Politici e poi anche su Civica, sul numero di Civica, One. giornale online, One esattamente, dove ci sono comunque anche tante informazioni di questo tipo e ci sentiamo presto sulle fonti TV. Farò Grazie l'articolo e lo pubblico su civica.one. per... Ah, bravissimo, grazie, allora lo leggeremo, grazie Grazie a voi. mille. Grazie Grazie Daniele, a a voi. presto.